Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video. Non so se riuscirò a farlo tutto assieme, quindi sappiate che non taglierò eventuali incongruenze. L'ho visto a più riprese negli anni, però diciamo che la convinzione definitiva me l'ha data quello di Carlotta SMR, che saluto e ringrazio per avermi ricordato di questa possibilità. E magari vi lascio il suo video in descrizione. Ho chiesto quindi nel mio caso i miei contatti Facebook, perché su Instagram non mi calcolate mai, mettete solo like. Quindi se nel caso voleste rimediare, vi lascio il mio Instagram sia in descrizione sia per iscritto durante il video. E quindi ho chiesto ai miei contatti di Facebook di partecipare con me a questa challenge, specificando che l'avrei letto in un video e che chi voleva poteva restare anonimo. Nessuno mi ha chiesto di restare anonimo, però comunque oscurerò i cognomi per scelta personale. Quindi cominciamo. Il mio amico Giancarlo mi ha mandato questa frase in genovese, che in realtà mi ha in parte pronunciato, quindi ho aspettato un giorno perché lui non sapeva che non doveva pronunciarla. Quindi, senza ascoltare il vocale, io leggo: Shusha e shurbi usup. Purtroppo, forse questa è detta troppo bene, scusatemi. Comunque, in particolare vorrei sentire il parere di Sara del canale L'Angolo degli Arcani, non tanto nel rifare il video, ma perché lei è genovese. Comunque, chi vuole lo può assolutamente rifare. Ma andiamo avanti con Flora, che dalla Sicilia, specificatamente da Augusta, lo dico perché dopo c'è un altro detto siciliano, mi suggerisce: un lupo rimane a coscienza, come opera, a così pensa. Questa giuro che non l'ho ascoltata. O quantomeno non ho ascoltato questa frase, ma ho ascoltato tanti siciliani parlare in quasi 31 anni. Fammi sapere, Flora, se ti è piaciuto come ho letto. La prima Roberta, perché abbiamo praticamente due Roberte, una dietro l'altra. Nonostante viva nella mia stessa città, mi ha dato un ottimo suggerimento, che non è in mare a mano, che è questo: che the pots non ben. Forse è meglio se vi faccio vedere anche gli screen, così vi farete un'idea di come io possa aver letto. Poi Roberta 2 mi suggerisce, e mi traduce anche dal piacentino, quindi vi farò vedere ovviamente la versione piacentina. Alle mia casa è Luke, lei che è furbo, io infatti in un'altra maniera. Tradotto: non è che sei loco, è che i furbi sono fatti in un'altra maniera. Poi, meno male che l'ho trovato perché mi era stato scritto come risposta, abbiamo Fra che mi suggerisce, anzi, sono tre detti, anzi tre frasi siciliane, e la seconda è: mi si zia pur usiziarimi. Pensavo che fosse si diammi o si diarmi. Qualcuno mi ha detto che non sa il dialetto. Ciao Davide, ti saluto lo stesso. Poi abbiamo Alessandra, che me ne scrive due. Però per il primo gioco facile, ponci ponci popò, perché l'ho sentito dire spesso da quando sono a Grosseto e forse sono un po' troppo avvantaggiato. Il primo è sa di dandà, tu ma di do, che vuol dire vogliamo andare? Dimmi dove. La seconda invece, nel piemontese d'adozione per lei, ma anche per me, perché io non ho mai vissuto in Piemonte, quindi potrei sbagliare, c'è Ndiuma cantè una tra cur. Cur o curt? Boh, non lo so.
Duma canteono tra cui. Tradotto, andiamo a cantare a un'altra corte che deduco potesse significare. Andiamo da un'altra parte che è meglio. Fammi sapere anche tu, Alessandra, o Maurizio, o Linda. Francesco da Napoli mi dice: Sirruoso, compagnel mi. Ho detto giusto anche il mi con l'aspirazione? È così che si dice, vero? Fammi sapere, Franceschello. Un abbraccio. Cristian da Roma mi suggerisce, questo che forse è un po' troppo semplice, volevo essere messo un po' più in difficoltà. A chi tocca non si ingrugna. Tradotto, a chi capita non mette il broncio, quindi non se la prende male. Poi, sempre per l'onorata Sicilia, Stefania, che ha anche un canale, quindi l'unica youtuber che partecipa a questa challenge, vi lascio anche il suo canale in descrizione, mi dice, aspettate, sto leggendo bene, accorda rupa rupa ci vanno mezzo con John Cicuppa. No, possiamo far di meglio, accorda rupa rupa ci vanno mezzo con John Cicuppa, adesso è meglio. Ovvero, ci va di mezzo chi non ha colpa, cosa che accade spesso, aggiungo io. E penso di aver letto bene la seconda volta, forse, fammi sapere Stefano. Ok. Ancora un'ultima adesione per quello che riguarda Roma, però ragazzi, mi potevate mettere un po' più in difficoltà sul romano, mi aspettavo di più. Dai romanacci, siete stati troppo buoni con me. Scusate, dicevo, ultima frase per quello che riguarda sia la challenge e sia il romano è: a me me va. Che non è a me me va, ma a me me va. Quindi guardate bene lo screen, chi ha la possibilità di vedere. E soprattutto ditemi come l'ho pronunciato. Bene, io devo dire che sono rimasto molto stupito da questa adesione per quanto riguarda questa sfida sul mio profilo. E vi suggerisco, se volete una versione YouTube, visto che farla subito il giorno dopo con le stesse persone avrebbe poco senso. Se volete un'altra sfida versione YouTube, mi dovete scrivere nel commento frasi nel vostro dialetto, non importa se non sono vocalizzate magari benissimo, l'importante è che se ne capisco qualcosa. Dico anche a Gianca di non preoccuparsi se non aveva capito bene come funzionasse il video, perché comunque sicuramente lo rifaremo, ma soprattutto se piacerà lo rifaremo. Quindi qui sotto, vi ripeto, aspetto altri suggerimenti per una seconda puntata della sfida dei dialetti, Dialect Challenge, chiamatela come volete. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, che ce n'è veramente molto bisogno in questo periodo di scarsa visibilità. E attivate la campanella se avete la fortuna che funzioni, perché a me non funziona manco quella, una strage totale. E vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ora diciamo che la convinzione definitiva me l'ha data quello di Carlotta SMR. Se nel caso voleste rimediare, vi lascio il mio Instagram sia in descrizione, o Maurizio o Linda, insomma qualcuno che conosca il piemontese, chi volete. Volete? Chi vuole? Vabbè, oggi non so parlare.